zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video, chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo mi dice chiacchiericcio per parlare un po' con voi. Quindi stamattina non sono uscita per niente, però ho intenzione di uscire magari lunedì, perché poi martedì ho altri impegni, quindi non posso. Sto registrando adesso tutti questi video, almeno un singolo video, che sarebbe questo di oggi. E niente, come va? Io tutto a posto, ovviamente. Mi trovate nel mio belle, vedete qua, il mio bel letto, già, e nulla. Quindi mi vedete tutta la mia luce bella sprafflesciata, perché non sto più registrando quella parte lì, ma sto registrando, no, aspettate, prima era di qua, ma adesso sono di qui, da questa parte, e si vede tutto bene, tutto bello a posto. Sperando questo video vi piaccia, perché non l'ho studiato nei miei dettagli, però ho cercato un po' di impostare bene la luce, di vedersi un po' meglio. E finalmente credo di avercela fatta, non lo so, almeno spero. Allora, sono le 14 e 4 minuti, sì. E io ancora non ho avuto idea di che altro video potrei fare. Questo è un video così, alla rinfusa, così come esce, però se mi riesce io lo taglio, vediamo un po', lo taglio nel senso che taglio i punti morti, però se non dico parolacce di niente non lo taglio neanche, e nulla. Allora, io sono vestita come vedete in questo video, ho cambiato ovviamente la maglia perché mi sembrava ora. E ho lasciato come sempre questa sciarpettina, perché in camera mia c'è un freddo bestia, proprio allucinante. Cioè, gli occhiali sono sempre gli stessi, non potete ben vedere. E niente, questo è quanto. Pettinatura proprio alla cavolo, scialla. Niente di che. Quindi, se sentite il chiasso, è la televisione di mia nonna, perché mio nonno non si sente bene, ne va a una certa età, ovvero a 80 anni, e ci sente veramente pochissimo. E niente, questo è quanto. Quindi, cosa dirvi? Che non vi ho ancora detto che ho taggato le Martinos, quindi siete pregati ad andare a vedere cosa non ho risposto alle Martinos, al tag, video tag, conosciamoci meglio. Le ho taggate un bel po', perché loro hanno fatto ieri questo video, mi è arrivato no ieri, vabbè, la notifica mi è arrivata ieri, ma non so quando l'avranno registrato il video, e niente, quindi hanno pubblicato ieri il video di conosciamoci meglio, e mi hanno anche nominato nel video, già, le grazie di cuore, grazie mille. A sua volta avranno nominato altri youtuber, ok, e niente. Allora, il mio outfit prometto che è sempre lo stesso, quindi ora provo a vedere cosa si vede nel mio outfit. Aspettate. Allora, questo è il mio outfit, come potete ben vedere, e nulla. E io sono vestita così, con questa sciarpina, sotto c'è questo vestito qui, maglia vestito, e poi ho i miei pantaleggings tutti belli caldi. Questo è un giubbotto che ho preso in piazza e mi sta piacendo davvero tanto, ragazzi mie. Spero che a voi vi possa piacere. Niente. Il trucco è semplice, basico. Non fatto come altre ragazze che lo fanno loro, meglio del mio. Però l'ho voluto fare e basta. Niente. Torniamo alla qui. Allora, rieccomi tornata. Dunque, che dirvi di bello? Praticamente ho fatto questo video, breve video, spero che vi sia piaciuto. Allora, la borsa non ve la faccio vedere perché non ha senso, tanto sempre la stessa.
no, non è più, non è più a bianche, a righe bianche e nere, ma è un'altra bella grossa, come si dice, ingombrante, ed è nera e bella capiente dentro. Tanto se ve la faccio vedere non cambia nulla, perché so che l'avrete già visto in migliaia di video. Vabbè, ve la faccio vedere un attimo solo. Eccoci qua, la borsa è questa in questione, non è tanto pesante, ma un po' sì. Questa è la borsa che vi ho fatto vedere da tanto tempo, non la porto sempre perché è un po' pesante, però mi piace lo stesso. E dentro, come voi direte, è bella capiente, in effetti è così, in effetti è così, è bella capientuccia, vedete? C'è tanta roba dentro, c'è vabbè, gli assorbenti, cosa che non vi fa vedere a voi, però la verità mi serve, non sa mai. E poi c'ho no, bastone del selfie, mai se voglio fare un video vlog lo faccio con questo bastone del selfie. E poi vabbè, ho la pezzetta per gli occhiali e lo spruzzino che utilizzo per pulirmi gli occhialetti. E niente, adesso mi riporto in diretta con voi perché mi vedo completamente zozzina con gli occhiali e non mi piace la cosa per niente affatto. Aspettate un secondo. Allora, ora mi pulisco gli occhiali. E niente. Che mi raccontate voi di bello? Io non ho fatto nulla di che in questa settimana, se non che aspettare a fare video, perché non avevo più la più pallida idea di che video fare. Volevo fare tanti video tag, ma alla fine non sono riuscita manco a progettarne uno di video. Vabbè che li dovrò rimandare, perché tanto rimandare nel senso che devo programmarli, perché se no non mi guardate o non lo so cosa, boh, vabbè. Si devono guardare, perché si devono guardare nel senso che prima bisogna programmarli, altrimenti non avrebbe senso pubblicarli tutti in una volta. E vabbè. Ok, ora ci vedo proprio perfettamente. Ci vedo perfettamente. E quindi non lo so, ragazze. Questo qua lo metto qua dentro. Se ci riesco. No, va qua dentro, ok. Ve lo ricordate questo portafoglio? Sì, ve l'ho fatto vedere un sacco di volte. Adesso è un po' andato male perché si sta rovinando, ma mi piace sempre come sempre. Mi piace proprio tanto, mi fa impazzire quanto è bello, vedete? È bellissimo. Quindi non lo so, ragazze, mi sta piacendo un botto. Tutto quello che possiedo, delle cose che ho acquistato, ma dico acquistato in passato, e niente. Se vedete buste e bustine e fazzoletti e cose varie, una per Sofia mi nausea i fazzoletti, ma non ce ne frega niente, e l'altra le bustine quando vado nei supermercati, capito? Cosa? Sì o no? Ok, d'accordo. Scusate l'interruzione. Allora, quando vado nei supermercati, se mi serve qualcosa in profumeria, prendo, come dire, la busta che ho qua dentro, ovvero questa, ve la faccio vedere, questa, da qui, e ci infilo dentro il mio bottino di prodotti cosmetici, o che sia roba di cibario, tipo la pasta, o lo zucchero, o il latte, quel che basta che mi rifornisco di quello che mi manca in casa. Tante volte mi serve un sacco di roba, quindi è inutile prendere una busta piccola quanto non so che cosa, uno scricchiolo. Quindi non lo so, ragazze, io mi sono un po' organizzata per quanto riguarda la lista della spesa, però il resto ovviamente non lo faccio solo io, ma lo fa anche mia nonna, perché come avete visto i video della spesa non li faccio sempre solo io, ma li fa anche mia nonna i video, si porta la spesa, quindi ci organizziamo in due, dai, una mano lava l'altra, come si vuol dire, quindi ci diamo i compiti a vicenda di ciò che dobbiamo fare in casa, perché mi sembra giusto anche così. Poi per quanto riguarda invece
la pulizia della casa, tutte e due ci diamo una mano. Non è sempre che non voglia io di pulire, però in effetti è vero, pulisce tutto quasi lei in casa ed è sbagliato, lo so. Ma il resto lo pulisco io quando mi vado a fare video pulizie, mi do una grossa mano per me stessa più che altro, perché anche io ci abito in questa casa, come mi dice mia nonna, e do una bella pulita in questa in camera mia, ma anche nei bagni, dappertutto. Aspettate un secondo che sto... Dunque, vi stavo dicendo che tante volte cerco di pulirmi tutta la mia casa, oppure ho il bagno o passo a spazzarmi la camera, o il bagno, i sanitari, oppure la cucina, mi lavo i piatti, come avete visto nel wit cleaning, che sarebbe il kitchen, che sarebbe il pulizia della mia cucina, oppure che ne so, vabbè, dovrei fare i vetri, cosa che non voglio, ma è scontato, ma lo devo fare. I vetri dello specchio, i vetri della finestra, che non so se sono stati fatti, ma mi sa che li devo fare io. I vetri della specchiera del mio comò. E vabbè, ce n'è di cose da fare in casa. Non si finisce mai di fare. Più ce n'è, più ne devi fare, più ce n'è da fare. Raga, che volete fare? Ce n'è. Non, da lì non si sfugge. Quando ce n'è. Questo è quanto. Poi volevo fare anche un video di prodotti che acquisto all'Eurospin e quelli che invece acquisto di cibario. Non so se vi interessa, ma io lo... Ops. Non so se volete che ve lo faccio o se lo farò io da sola. Penso che lo farò da sola perché ve lo voglio proporre da tempo. Già. Quindi io penso di proporvelo e basta perché... voglio fare il video anche delle tisane. Non voglio proporvi nulla di tutto ciò che non sia che sia fuori luogo dal mio canale, però il mio canale YouTube non è solo Minecraft, vlog, outfit e cose varie, ma è anche un canale sia di vlog che anche di cucina, perché è vero, non è bello mischiare tutto un minestrone, ma raga, il canale lo sto portando io avanti, poi se piace buona, se no pazienza. Ah, scusate se dico sempre buona, ma è un modo di dire, non so se sia un modo veronese di dire buona lì o dialetto milanese, penso che sia più veronese, non ne ho idea, non mi chiedete neanche, oppure ditemelo voi perché io non lo so. Chi è di Verona me lo spieghi lei o lui, ma ditemi un po'. Ah, Ilenia Italian Girl, come si chiama? Ilenia? Ilenia Pauciullo? Sì, Ilenia. Spiegami tu se buona lì vuol dire dialetto veronese, non lo so. Io non sono esperta del dialetto veronese, però come tanto meno sono esperta del dialetto gallurese, però se me lo vuoi dire tu, prego, accomodati, dimmelo tu, perché adoro troppo i veronesi. Già. E niente, ragazze, questo era tutto. Io non so fino a quanto sono arrivata col video. E non lo so cos'altro voglio dirvi. Come trucco ho utilizzato la bronzer di Rimmel. Aspettate un secondo, poi faccio vedere un attimo solo che chiudo. Eccomi qua. Allora, il bronzer, il mascara, il correttore e l'altro, a parte la... l'illuminante che non l'ho messo, ho messo solamente un po' di correttore. Cosa sto facendo? Correttore 327 cashmere, sì, eccolo qua, non servirà mai una mazza, ma fidatevi, 327 cashmere, infallibile di L'Oreal. Poi, insieme a quello ho utilizzato, per dare una bella svegliata al viso, la crema di Vichy, il gel, la booster mineral 89, e tra l'altro l'ho visto sul canale di Make Up Idea. Scusate se faccio così, ma mi stava prendendo un signorzo, non so cosa, però vabbè, perdonatemi, sarà una stupidata, ma è la verità. Poi cosa ho utilizzato? Bronzer, dopo aver smesso un po' di crema e tutto quanto, bronzer, questo qui, che tra l'altro mi sta anche finendo, vuol dire che mi sta strapiacendo, vedete?
Sì, sta proprio finendo. Chissà perché mi è piaciuto così tanto. Mentre il Blush sto facendo la fatica a boia a terminarlo. Boh, vabbè. Comunque, questo è Blush Rimmel, Maxi Blush Rimmel. Eccolo qua. Vedete quanto è pigmentato? Non avrò lo swatch perché poi non ho dove togliermi gli swatch. Allora, altro c'è? No, non c'è null'altro, a parte la matita, per la matitina piccola 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 per le sopracciglia che utilizzo appunto per ridefinirmi questo proprio sopracciglia che mi è rimasto. Vabbè, niente. Poi come rossetto che mi fa smortizia, effetto cadavere, ogni tanto utilizzo questo. E vabbè, l'ho tolto perché, anzi mi si è tolto perché, e l'ho dovuto anche togliere soprattutto perché stavo mangiando, quindi non era il caso di tenere il rossetto mentre si mangia, quindi no. E vabbè. Poi per fissare bene il sopracciglio ho usato questo qua della Douglas, questo fissante qua. C'è il fissante colorato della Douglas, ecco qua, già. E nulla, cipria, questa qua non l'ho utilizzata, quindi non ha neanche senso che ve la faccio vedere, anche se l'ho fatta vedere, ma vabbè, non importa. Niente ragazze, questo, il mascara come ultimatum, il mascara della Super Speed Volume Flash, che poi Flash è che tanto le mie ciglia sono belle volumizzate di suo, di natura. E questo qua è il mascara che dura 24 ore, che poi non è vero perché tanto poi prima delle 24 ore ovviamente io mi strucco. Vabbè, adesso non sono struccata, però quando mi devo andare a fare la mia skincare corro in bagno a struccarmi perché mi necessita di struccarmi. Già, questa mosca mi sta dando un fastidio, voi non la vedete ma c'è la mosca che mi rompe le balle. Vabbè, niente, questo è il mio mascara, non mi fa impazzire ma lo utilizzo perché poi lo voglio recensire appena so se mi trovo bene, appena riesco a capire se mi trovo bene o male. Boh, vabbè. Poi c'è un altro della Maybelline, non lo so, comunque un altro che voglio mettere all'azione, capire se anche quello mi piace oppure se fa schifo. Già. E niente ragazze, se sentite rumori strani al mio video e stanno tirando l'acqua da su o da giù, non lo so, non si sa bene. E vabbè. Ok ragazze, questo era tutto. Chissà quanto è durato sto video. È durato sto video. Vabbè, parla come mangi, se riesci. E niente, ciao, a presto, un bacio, aiutatemi con un pollice in su, vi prego, non fate i tirci con i like, anche se io mi dimentico di dirlo, fatelo, like, commento, iscrizione e attivate la campanella, qualora decidereste di iscrivervi al mio canale YouTube, ciao. Zombie apocalypse.